Ma noi adesso invece andiamo a vedere quello che è il ricordo del passato, dal futuro dei giovani al passato. Questa settimana facciamo un salto all'indietro di 19 anni, era il 15 aprile del 92, il Toro batteva 2-0 a Real Madrid, approdava in finale di Coppa UEFA, altri tempi, ce li rammenta il nostro Fabio Milano. A long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction, whether you're solo. L'arbitro è Galler, uno svizzero. Sono le 20:30. Partiti. Il Torino spinge al massimo e al settimo minuto il Dele Alpi esplode. Il boato invade tutta la città. I granata sono in vantaggio e poco importa se il gol lo ha segnato un difensore del Real. Ma la palla è per Lentini, contro traversone, autogol! Torino in vantaggio, esulta a casa grande, ma mi è parso abbastanza netto l'autogol. C'è la deviazione piuttosto netta da parte di un difensore del Real. Ci credono gli uomini di Mondonico che giocano una gara di eccezionale intensità. E quando il piccolo Fusi al 76esimo fa gonfiare nuovamente la rete di Bugio, allora sì che sembra che scoppi il mondo, tanto è forte l'urlo della maratona. Vasquez di prima, ottimamente per Lentini, Valentini, punta accendo, scatta a fondo campo, Valentini, il cross, la palla è per Fusi, esce gol di Fusi, 2-0 per il Torino, 2-0 per il Torino al 32esimo del secondo tempo, ci voleva soprattutto per un giocatore importante come Fusi, un giocatore che molte volte, anzi direi sempre, fa un lavoro oscuro, un lavoro non sempre riconosciuto. Grande azione del Torino, Cabarrubio. Beh, direi qui è stato grandissimo Lentini, non ha cercato rigore, poteva cercarlo, lo è stato benissimo, è arrivato tempestivamente, Fusi l'ha segnato quasi a porta vuota. Si soffre fino alla fine. Un gol del Real vorrebbe dire supplementari. Il terzo grido di vittoria dei tifosi granata accompagna le feste dei giocatori in mezzo al campo. L'impresa è riuscita. È finita, il Torino è in finale di Coppa UEFA. Grande battaglia allo Stadio delle Alpi e il Toro che si qualifica. Guarda, non abbiamo parole, guarda, siamo entrati nella piccola storia del calcio italiano, anzi europeo, ora dovremmo andare ad Amsterdam e sarà un piccione con due fave, nel senso che andiamo a vincere la Coppa e troviamo anche le donne, che qua non ci sono. Forse le donne le ha trovate. Di fave non so quante ne abbia trovate, mi auguro qualcuna della seconda. Vi lascio con una mail, con una domanda per Ezio Rossi da Sergio Dabra che dice: un allenatore riesce in allenamento?